Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Velox F7, nuovo flight controller della T-Motor ideale per droni FPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il flight controller, i gomini soft mount, un cavo per gli ESC, gli schemi per il collegamento e alcuni adesivi T-Motor. Il flight controller si presenta come un classico 30x30 con una forma leggermente rientrata sul davanti. Questo potrebbe aiutare in quelle situazioni dove abbiamo un frame molto compatto nel quale la videocamera FPV rimane molto vicina allo stack. Per quanto riguarda le specifiche, il processore è un F7 che ci dà la massima potenza di calcolo su Betaflight. Il giroscopio è un MPU6000 che è diventato lo standard per questo tipo di flight controller. Abbiamo una memoria flash integrata da 16 MB per registrare i log della black box. La tensione in ingresso massima supportata è di ben 36 V, quindi possiamo abbinare questo flight controller anche ad un setup 8S. Il flight controller ci mette a disposizione 6 porte UART ed un back da 5 V a 3A. In questo punto notiamo il chip dell'USD per avere a schermo tutte le informazioni della telemetria come RSSI, carica batteria, coordinate GPS e così via. Più sotto troviamo il tasto boot per fare l'aggiornamento firmware, non sempre però è necessario premerlo per aggiornare. Per quanto riguarda il target della scheda, il firmware da usare è T-Motor F7V2. Nella parte superiore abbiamo questo connettore per il collegamento degli ESC 4-in-1 e come abbiamo visto in dotazione ci viene fornito anche il cavo con connettore JST. Qui sotto vengono riportati tutti i pad, se per qualsiasi motivo abbiamo bisogno di collegare gli ESC direttamente alla scheda senza usare il connettore. A fianco abbiamo tutte le connessioni per collegare un sistema analogico o digitale. Nel caso volessimo collegare un sistema analogico abbiamo i pad VIN e VOUT per collegare rispettivamente videocamere FPV e VTX. Per quanto riguarda l'alimentazione abbiamo un pad a 5V per la videocamera ed un pad BAT per il collegamento diretto della VTX all'alimentazione principale. Qui abbiamo il T1 per collegare un eventuale smart audio della VTX. Nel caso volessimo collegare un sistema digitale, possiamo usare i pad 10V GND per l'alimentazione ed R1 e T1 per la connessione seriale. Attenzione però che il pad a 10V fa riferimento ad un back integrato negli ESC della serie Velox, la cui tensione verrà portata tramite cavo dal connettore a questo pad. Sul flight controller quindi il back a 10V non è presente. Su questo lato abbiamo un'altra serie di pad tra i quali notiamo le UART 5 e 6, complete di TX ed RX, perfette per collegare una ricevente crossfire ed un GPS. Nella parte inferiore abbiamo un'altra serie di vari pad, qui possiamo notare le UART 2 e 3, anche queste complete di TX ed RX. Qui possiamo collegare delle riceventi FRSky, FlySky o Spectrum. In caso di sistema Spectrum abbiamo un pad da 3.3 V per alimentare queste riceventi. Se invece avete una ricevente FRSky, vi ricordo che potete usare qualsiasi UART senza bisogno di preoccuparvi di inversioni varie, in quanto queste vengono gestite direttamente dal processore F7. Su questo lato abbiamo il connettore USB tipo C e i pad dedicati ai LED e al buzzer. Come sempre vi consiglio di usarne uno di quelli autoalimentati, se vi serve in descrizione vi lascio il mio tutorial su come fare tutti i collegamenti. Concludiamo la panoramica della scheda segnalando in questo punto l'antenna del modulo Bluetooth. Grazie al modulo Bluetooth possiamo collegarci al flight controller tramite l'applicazione SpeedyB, in modo da configurare tutti i parametri senza bisogno di collegarci al PC. L'applicazione SpeedyB infatti è diventata molto completa e ci dà la possibilità di configurare il nostro modello esattamente al pari di quanto facciamo col Betaflight Configurator, compreso l'aggiornamento firmware, quindi non manca nulla. Il modulo integrato ci permette la connessione all'app senza bisogno di usare né un cavo TG né l'adattatore wireless. Questa feature risulta estremamente comoda sia per chi non ha un PC, sia per chi è solito configurare il proprio modello direttamente sul campo, ad esempio se sta provando un nuovo setup o regolando i PID. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, ed una cosa che non mi è piaciuta molto di questa scheda è il fatto che non ha un back a 10V integrato, delegando questa funzionalità agli ESC. Questo in un certo senso ci obbliga ad abbinare questo flight controller agli ESC Velox.
Non che sia un grosso problema, in quanto gli ESC della serie Velox hanno buone prestazioni a costi contenuti, e visto che comunque gli ESC li dobbiamo prendere, tanto vale scegliere questi. Inoltre il back a 10V serve solo se dobbiamo usare un air unit, su un setup analogico non serve. Ho trovato invece molto buona l'integrazione del modulo Bluetooth, che permette di configurare la scheda sul campo senza bisogno di adattatori o cavi vari. In conclusione, se cercate un flight controller di buona qualità con modulo Bluetooth integrato, sicuramente la T-Motor FS7 Velox è da prendere seriamente in considerazione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.